Il futuro re e regina possono essere radicati in più di un modo, poiché scelgono di dormire sotto il loro bastone. Le planimetrie del loro appartamento a Kensington Palace hanno rivelato che le due camere matrimoniali sono al piano terra. La maggior parte delle persone preferisce le camere da letto ai piani superiori di dove vive, si ritiene che i piani superiori dell'appartamento siano utilizzati dal loro personale. William e Kate in passato hanno condiviso solo piccoli scorci all'interno della loro casa a Kensington Palace, con i loro dormitori rigorosamente off-limits. Punto. Tuttavia, il duca e la duchessa di Cambridge una volta si sono lasciati sfuggire che George e Charlotte hanno mobili IKEA nelle loro camere da letto. Durante una visita al Museo Nazionale Svedese di Architettura e Design a Stoccolma nel 2018, Marcus Engman, capo del design di IKEA, ha detto che gli hanno detto che avevano alcuni dei mobili dell'azienda per il principe George e la principessa Charlotte. Ha detto, "Sono orgoglioso che possiamo soddisfare tutti. Questo è ciò che vogliamo che IKEA sia, per le molte persone del mondo, sia reali che persone comuni." Punto punto. Tuttavia, il duca e la duchessa di Cambridge non sono gli unici residenti reali di Kensington Palace. Ospita anche il duca e la duchessa di Gloucester, il duca e la duchessa di Kent e il principe e la principessa Michael di Kent. Il palazzo è diviso in appartamenti, ma questi non sono quelli che la gente comune considererebbe appartamenti, secondo un autore reale. Parlando al podcast Royal Beat, Christopher Warwick ha spiegato: tutte queste residenze reali a Kensington Palace sono chiamate appartamenti, il che ovviamente fa pensare immediatamente alle persone che siano appartamenti come il termine americano per un appartamento, non sono. Se pensi a Kensington Place in un certo senso, è costruito intorno a tre cortili. Se pensi a loro come a queste meravigliose case a schiera di mattoni rossi. Perché sono tutti uniti, ma case separate. L'appartamento del duca e della duchessa di Cambridge dispone di 20 stanze, tra cui 5 sale di ricevimento, 3 camere matrimoniali e 2 asili nido.